Permesso? Allora, qua c'è un tavolino che noi utilizziamo per appoggiare tutte le cose e per mangiare. La TV con tutti i telecomandi. Qua ci sono tutte le nostre cose in giro, purtroppo. Il letto che ora dovremo fare. Qua c'è un armadio con tutti gli asciugamani e gli utensili per avere tutto pulito. Lì c'è una cucina attrezzata di tutto. Mentre il bagno è così. Lavandino, lavatrice, doccia, WC e la vista. Da questa parte c'è la piscina che è del proprietario della casa perché è il nuotatore. Qui la mattina troviamo sempre le pecore che pascolano, mentre là in fondo ci sono tutte le casette per il miele. Nel retro hanno le galline. Ragazzi, ci siamo svegliati, adesso Mirio ci è venuto a prendere, sono più o meno intorno a mezzogiorno circa, abbiamo fatto tutto, abbiamo salutato il guest del nostro appartamento, adesso ci stiamo dirigendo a Budva. Mirio ha avuto un problema con la macchina che ci doveva affittare, quindi ci sta accompagnando personalmente lui. Comunque, adesso andremo lì, vedremo la città per oggi e domani e poi di pomeriggio ci sposteremo verso il nord e vi teniamo aggiornati. In centro all'ingresso della Old Town. Carmine sta cercando l'albergo e sta cercando cosa mangiare mentre io ho ordinato questa insalata che è super mega enorme. Sì, abbiamo trovato l'hotel, abbiamo finito di mangiare, ora ci dirigiamo all'hotel a 7 minuti da qua e poi andremo al mare. E altra notizia, le ragazze sono qui da qualche parte, quindi dopo se tutto va bene ci vediamo con loro. Nel nostro albergo e adesso vi mostro cosa ho scelto per oggi per rimanere più leggeri, quindi avere qualcosa di ancora più sicuro e lasciare completamente tutto qua. Ho deciso questa opzione che comunque non ho pagato tanto, intorno a 31 pound. Cioè, una volta entrati abbiamo subito il bagno di fronte, camera da letto con vista sul mare, armadio con cassaforte. Poi si prosegue, qua c'è uno specchio però che dà collegamento con l'altra stanza, ma ovviamente è chiuso. Zona pranzo, divano con vista, cucina, zona soggiorno e ovviamente non può mancare la vista. Balcone con view su Budva. Ovviamente per questo oggi non potevo chiedere di meglio, sono andato alla ricerca di open space con un prezzo abbastanza abbordabile, calcolate che qui i prezzi si aggiravano intorno agli 87, 100, quasi 100 euro a notte, quindi mi ritengo abbastanza fortunato e ora la proprietaria mi ha accompagnato qui personalmente in camera e mi ha detto solitamente quando non ha richieste particolari, ha una prenotazione last minute, offre sempre la stanza migliore. Anche se io credo di aver scelto questa perché ho 8 euro in più, però scegliere sempre il piano superiore proprio per dare la possibilità di avere questa bellissima vista. E niente, ora siccome abbiamo finito di pranzare, credo che mi siederò qualche minuto qui a lavorare al computer, magari un'oretta. Nel frattempo le ragazze della Nuova Zelanda stanno venendo anche loro in questa città, incredibile. Budva, in prima impressione, molto grande. Siamo in giro per Budva e sembra essere molto strutturata come l'Albania, ovvero ovunque ci sono bar, persone che prendono caffè, tutto è molto chill. Allora ragazzi, ci troviamo nel lungomare, nella parte marina di Budva. Come vedete qui è pieno di barchette che fanno taxi, vi portano in giro per le isole, più nelle lagune. Se siete bravi a contrattare riuscite a trarre prezzi veramente buoni. Adesso facciamo un giro perché Junela vuole andare a vedere una delle sue spiagge preferite che ha trovato su Instagram e ci stiamo andando a fare un bel salto. Anche qua c'è un old town, ovviamente anche qua la città immersa e piena di gatti. Ci
fucking insane, né? E dopo un po' di esplorazione ci troviamo adesso a Morgan Plaza, che è una delle spiagge più rinominate qui del Montenegro, specialmente perché ha un'acqua che è super blu. È alta. Ragazzi, dopo aver fatto una bella escursione nella spiaggia di Margaret Place Beach, quello lì dietro le mie spalle è uno dei spot più utilizzati per Instagram ed è realmente bello. Ci siamo appena stati, l'acqua è super cristallina, c'è la possibilità di tuffarsi. E quindi ragazzi, finisce qui la nostra escursione. Questo giorno a Budva e adesso vado a letto perché sono semplicemente cotto e quindi niente, ci vediamo domani, mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete nuovi, mettete un like se il video vi è piaciuto e buonanotte a tutti.